Buonasera e benvenuti alla prima puntata di Eureka, lo show pitagorico di cui nessuno sentiva la mancanza. Ospite in studio per questa prima puntata, siamo felicissimi di averlo con noi, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Buonasera. Buonasera sindaco, finalmente. Che onore, molto piacere. Bene. Eccoci qua. Si accomodi, si accomodi. Allora, intanto ci siamo del tu, del voi. Sindaco, da lei parla di caso, me la dica lei. No, no, dica no, lei. Mi decida lei, assolutamente. No, io sono a casa sua, deve decidere lei. Allora le do del lei per del dare lei. Un senso maggiore a questa trasmissione, che come sa, insomma, ha diversi problemi, perché siamo una piccolissima realtà, potrebbe essere la prima e l'ultima puntata. No, insomma, io non vedo problemi, vedo un bellissimo studio, bene, un ottimo presentatore, bene, un ospite strepitoso, quindi cosa volete di più? Vabbè, lei non ha bisogno di presentazioni, però insomma, magari qualcuno non la conosce. No, no, mi presenti, sono molto curioso della sua presentazione. Abbiamo fatto preparare al nostro stagista Nicolao da Timisoara una scheda. Se prego di mandare in onda, la può vedere lì. Grazie. Ottimo. Francesco Italia nasce a Milano nel 1972, da subito manifesta una passione per i mocassin di Gucci. A Siracusa frequenta lo storico liceo Gargalo, che chiuderà i battenti per sempre dopo il suo diploma. Laureato in giurisprudenza a Milano, è un imprenditore illuminato, uno scrittore appassionato, ciclista amareggiato, grande amico di potenti, porporati, Dolce e Gabbana e Calenda, e da sempre vicino agli ultimi, e per questo, diventato, a furor di teare, sindaco di Siracusa. Questa scheda oppure avrebbe inserito... Diciamo che la marca qualcosa che lei ha citato non è la mia preferita. Ok, va bene, purtroppo... Evidentemente in Romania lo saggista... Vabbè, ma è quello che arriva in Romania, arriva in Romania. come si dice, sfruttiamo anche queste piccole cose, ci mancherebbe. Comunque, le dicevo, noi siamo piccoli, c'è il rischio davvero che non riusciamo a fare una seconda puntata. Allora, godiamoci la prima. Dobbiamo goderci la prima e dobbiamo fare in modo che, insomma, si parli di questa trasmissione, quindi, di questa puntata. Mi sta dicendo che bisogna creare scandalo. Esattamente, fantastico. Io mi sono permesso di preparare... delle dichiarazioni che se lei potesse in qualche modo fare qui, ovviamente ci creerebbe quel... Cioè, lei ha già scritto le mie dichiarazioni? Per lei, sì, però lei ora le vede deciderà se sono opportune, insomma, okay, o meno. Partiamo con la prima, la vediamo qui stavolta, perché ci piace coinvolgere. Non voglio entrare in polemiche con nessuno, ma per me i finlandesi sono una manica di stronzi. potrebbe essere, diciamo... No, non lo possiamo. No. Poi questo, capisce, comporterebbe dei risvolti che valicano le frontiere del ponte Umbertino. Anche questo. Quindi lei capisce che potrebbe diventare un po' problematico. Vabbè. Diciamo che qualche finlandese ogni tanto può essere un po' stronzo. Questo benissimo. Va bene, quindi prendiamone atto. Stanno battendo l'agenzia, la manderemo ovviamente seduta stante. Andiamo con la seconda, per favore. Allora, dietro le classifiche sulla qualità della vita e il blackout del luminare di Santa Lucia c'era la mano di Matteo Messina Denaro. Matteo Messina Denaro, non riesco a dirlo mai. No, io credo che Matteo Messina Denaro sia ormai nel luogo ora che gli compete. L'ultimo atto criminale non è stato il blackout. Credo che sia riferibile a qualche manina più, diciamo... più locale. Ma poi state indagando, stanno indagando? Ma che indagini vuoi fare? Succede che ogni tanto magari qualche ragazzino si arrampica e stacca un pulsante per fare un dispetto, può essere, no? Ok, quindi una cosa così. Ci sta. Va bene, andiamo. Poi con io la... mi incazzo come una bestia, però ci sta. Vabbè, ci sta, succede anche appunto tante altre cose. Sì. Andiamo con la terza frase, la terza dichiarazione. Questa è più semplice, però non so, chi dice donna dice danno, magari... vuole lanciare così? Dice donna, dice danno. Sì, potrebbe essere. No, non le io senza donne non potrei campare. Vabbè, qui dietro le camere ne vede una, purtroppo non la vedono gli altri. Diventerebbe molto complicato. Certo, di danni ne facciamo tutti parecchi, però magari le donne compongono spesso e volentieri. Va bene, era no, per fare una cosa, insomma, una frase fatta che magari certe volte funziona, soprattutto in politica, però mi rendo conto. Un'altra.
con questo governo c'è un atteggiamento di maggiore responsabilità e attenzione nei confronti dei migranti che si trovano sulle navi. Ma questa l'ha detta veramente. Questa ero sicuro che lei me l'avrebbe proposta. Questa l'ha detta veramente. Allora, bisogna sempre partire dal contesto, Colomasi. Rispetto al governo Conte-Salvini, sì, io penso che ci sia un atteggiamento di maggiore responsabilità, confermo. Poi che in complesso è uscita molto meno bene di quanto potesse, lo confermo. Ma rispetto al governo Conte sicuramente c'è un atteggiamento di maggiore responsabilità. Quindi lei, insomma, con i 5 Stelle proprio non... No, mi fa piacere collocare luoghi, cose, nei fatti e nei luoghi che la storia gli ricorda. Lei ad esempio ha ricordato che io sono nato a Milano. Se uno è nato a Milano, no? Sì. Siccome i decreti di sicurezza li ha fatti un governo che si chiamava Conte, bisogna raccontarlo, perché tu non puoi aver cambiato idea, però in realtà in quel caso l'idea non è stata mai cambiata, ci si è spostati sulle posizioni che via via venivano considerate più utili. E questo a me non piace, perché credo che bisogna avere anche la capacità di cambiare idea, ma se cambi idea devi dire quello che ti ho detto 4 anni fa non lo penso più, perché la penso diversamente. Non puoi fare finta che non sia accaduto niente. Cioè c'è un'etica della responsabilità che secondo me va... Però diventiamo troppo seri. No, infatti, no, però... l'audience scende poi. È stato chiaro, va bene, ha ragione. Ce n'è un'altra forse, non mi ricordo, regia, abbiamo un'altra... Ok, avanti insieme, però stavolta veramente. Che ne dice? Sì, perché molti la criticano su sta cosa. C'è questa lettura. È diventato spietato, un sovrano, un tiranno. C'è questa lettura sulla base della quale io non voglia collaborare. Non è così. Io chiedo, tra l'altro, racconto sempre che molte delle principali cose che realizziamo sono frutto di suggerimenti di cittadini, di personaggi che non fanno magari direttamente parte dell'amministrazione. C'è invece l'idea di qualcuno che se le cose funzionano è merito loro, se le cose non funzionano è colpa mia, e questo non è accettabile. E quindi tu non puoi pensare di stare in una giunta prendendoti il meglio di quello che rappresenti, stare in una giunta scaricando poi al primo cittadino la responsabilità per l'universo mondo, perché o ti prendi tutte le responsabilità e quindi tutti i meriti, oppure fai un'altra cosa nella vita. Okay. Almeno credo che sia questo il modo di procedere. Aggiungo, io non credo che ci sia nessuno, soprattutto movimenti politici, civici, che mi abbiano richiesto un incontro al quale io non ho partecipato. Se una forza politica mi chiede un incontro, io dico certo, facciamolo. Ma se una forza politica in un anno non mi chiede mai un incontro e poi a scaduto l'anno mi dice sì, però non ci hai mai convocati, ma scusa, se mi volete vedere mi chiamate voi. Ma non perché io senta la necessità di essere contattato, non è così, ma perché avendo in giunta dei rappresentanti politici immagino che il riferimento di quel gruppo siano i loro rappresentanti e magari attraverso i loro rappresentanti mi si chieda un confronto. In questi casi sì, il confronto non avviene perché nessuno me lo chiede. Quindi non è avvenuto, voglio dire, nel corso degli anni, no, nella sono sua avvenuti. Senatura, sono rimasti in due praticamente dal giuramento, no? Cioè sono rimasti Coppa e Granata. Poi sì, sono, devo dire sono che ho fatto quasi meglio rispetto al sindaco precedente. Ma il tema è che non mica li ho mandati io. Alcuni no, altri sì, immagino. No, nessuno ha mandato assolutamente. E quindi sempre per questa dinamica che non vogliono. Ma chi è che mi fa questi primi piani così? La regia. Come la devo prendere con te? Non esageriamo col primo piano, perché poi facciamo danni. Dobbiamo avere rispetto, almeno un po' di rispetto del pubblico. Dicevo, io non ho mandato nessuno. Se lei risulta che io abbia mandato qualcuno, lei no, no, io lo chiedo. Io non ho mandato nessuno, sono state tutte scelte. Forse in un caso, solo in un caso. Non si può litigare tipo con quelli di realtà e condivisione, sono... Ma io infatti non ci ho mai litigato. Il tema è che in realtà e condivisione pensava di stare in giunta e poi votare un altro sindaco. Ma capisci che è un po'... È come se lei facesse parte della mia squadra, oggi poi è arrivato il giorno delle elezioni e dice sì, però
dopo che abbiamo condiviso tutti insieme, tu non vai bene. Ma se non vado bene tra 6 mesi, non vado bene neanche adesso, e quindi non ha senso che tu stia nella mia giunta. La cosa spiacevole è che in questi casi la scelta è stata una scelta che questi soggetti hanno spesso e volentieri subito, non è una scelta autonoma, no? In alcuni casi è stata una scelta autonoma e mi è stato detto: sindaco, io non me la sento più perché questo e questo. Insomma, quindi ci sono le dinamiche poi ovviamente. Sì, devo dire, però, devo dire che però sotto il profilo del rapporto di giunta, tranne in rarissimi casi e non col sottoscritto, non ci sono mai state liti. No, vabbè, quello, rimaniamo. No, però è giusto che lei sappia che nella storia e nella memoria delle giunte siracusane ci sono sedie che volano, urla incredibili. No, tutto questo non è accaduto. Bene, bene, almeno questo è un, come si dice, un barlume di speranza, chissà. Invece lei comunque, appunto, diciamo che c'è, come dire, una narrazione, soprattutto sui social media, che ormai sono, insomma, sappiamo, anche una terribile fogna per certi versi, dove appunto tutto è negativo, tutto va male e lei appunto è responsabile di tutto. Però lei appunto invece ultimamente, diciamo, forse anche in vista della campagna elettorale imminente, insomma, ha dato nuovamente, diciamo, uno scossone, per come la vedo io naturalmente, alla sua visibilità, alla sua comunicazione. L'abbiamo visto appunto a Natale, per esempio, con festeggiare con i bambini, mandiamo il contributo qui per esempio col Grinch che sta prendendo questo coso, andiamo avanti. Poi abbiamo sempre un'altra foto, però insomma... Sta facendo riferimenti e allusioni sessuali? Assolutamente no, sta aiutando, immagino, il Grinch a tuffarsi. No, in realtà il Grinch e Babbo Natale sono in conflitto, perché il Grinch vuole rubare il Natale ai bambini. Ok, quindi e lei quindi io sono in lotta con il Grinch. Ora ho capito. Sì, sì. E questo mezzo è un mezzo asto oppure è una cosa del comune che avete gestito poi come la vespa? Questo è un po' sessuale, quest'ultima foto. Vabbè, questo è... il mezzo è un mezzo di una... Credo di una, non ne ho idea. Non è sicuramente dell'asta. No, dicevo, sul fatto che siccome lei ci va, io ne approfitto se posso. Certo. Noi avevamo il Covid, forse una parte di città se l'è scordato, lei non credo, no. Ma fino a Natale del 2021, tant'è vero, non abbiamo avuto neanche il Capodanno, non si poteva incentivare la popolazione a stare in giro per strada, e anche la mia attività, diciamo, probabilmente è stata meno di minore presenza, non sui social, perché comunque facciamo, come dire, un'analisi dei post, credo che sia coerente col passato, ma probabilmente ci sono molte più cose da dire, perché tutto il lavoro che si fa dentro gli uffici e che poi si vede dopo mesi e mesi, perché sennò non arriverebbero i risultati, dopo mesi e mesi non lo puoi raccontare, cioè non puoi dire oggi ho fatto, alcuni lo fanno ma io lo trovo ridicolo, oggi ho fatto la riunione con tutti i dirigenti per fare il punto sulle gare. Si va molto questa cosa. Sì, io non riesco perché non fa parte, perché poi ognuno ha il proprio modo di comunicare. A me non, l'idea un po' di prendere in giro il pubblico non mi va, il cittadino, io devo raccontargli, sì, ma fino a un certo punto, certo. Non posso dire, le cose che si fanno dietro le quinte non si vedono, le varie riunioni anche con AST, con interlocutori politici, con interlocutori istituzionali, tutto quello che facciamo con i ministeri, con gli assessorati. Io ricordo sempre che una delle... paradossalmente, lo dico perché lo rivendico con grande serenità, uno dei maggiori successi politici di questa amministrazione è stato riuscire a ottenere da un governo di centrodestra, parlo del governo Musumeci, il rifacimento per 1.200.000 euro del tratto della Marina che non era comunale. Però è sempre senza luci. È sempre senza luci negli ultimi giorni, perché lei non sa che cosa succede. No, lo so. Glielo dico io, hanno messo un quadro elettrico dentro un locale privato. Quindi, non mi stupisce. E di queste non sa quante gliene posso raccontare. Non mi stupisce. E quindi ovviamente tu dici, ma te ne devi occupare tu? Sì, me ne devo occupare io del quadro elettrico dentro un locale privato, però poi grazie a Dio i problemi con calma. Hanno messo quelli della regione per farle una cosa contraria? No. Diciamo che probabilmente capita a volte che...
Ma poi il locale si è attaccato, almeno spero. No, no. Allora. Cerco di trovare le parole latte. Succede che ogni tanto, io lo dico sempre, ho trovato questa formula, che alcune cose vanno bene e alcune meno. Questo, e in questo caso, diciamo che per quando è stato fatto quell'impianto elettrico, chi ha scelto di collocarlo all'interno di una struttura privata ha fatto un'enorme cavolata e adesso ne piangiamo le conseguenze, però stiamo risolvendo ovviamente. Però vale il tema politica di un'amministrazione di centrosinistra che riesce, dopo anni di tentativi, di implorazioni di governi di sinistra, di ottenere il rifacimento di quel tratto importantissimo della passeggiata siracusana, ed è stato un governo di centrosinistra a ottenerlo al governo di centrodestra. Politicamente questo secondo me è un risultato importante, tant'è vero che io di questo, del governo che uscente, del governo che c'è stato, non di tutto il governo, ma di alcuni soggetti, quelli che con la città di Siracusa si sono comportati molto bene, come ad esempio il ministro Musumeci, io l'ho sempre detto, l'ho sempre ribadito, perché credo che la capacità della politica debba essere anche quella di valutare con lucidità e al di là delle ideologie i soggetti, al di là degli schieramenti. Succede invece, una cosa che io non tollero, che in alcuni casi gente che hai aspramente criticato poi passa con te e diventa improvvisamente il migliore del mondo. Quindi o tu hai fatto una critica, diciamo, pregiudiziale ideologica, oppure non hai un pensiero, una linea coerente. Chiarissimo. Comunque, ritornando appunto alla sua fama, diciamo, al gradimento più che altro, noi appunto in realtà a discapito... No, ma se lei lo valuta il mio gradimento, me ne parli, perché infatti, mi interessa. No, infatti volevo dirle che noi abbiamo ascoltato diverse persone e sono molti commenti a suo favore, per cui io manderei la rubrica Mettiamoci la faccia, perché ci sono tante persone che parlano molto bene di lei. Prego. Comunque io sono molto soddisfatta del sindaco di Siracusa Francesco Italia e della sua giunta. Per me il sindaco Italia è uno dei migliori di Siracusa. Lunga vita al re! Io chiedevo tutto. Prima di lui il mio ristorante, lo Scrocco, aveva 12 copetti nel decor e adesso qualche 120-150. Io faccio commista, fossero stati tutti come Edo. Evviva Francesco Italia! Francesco Italia ha fatto tanto per noi portatori di Ape Calestini. Ha visto un affare santo per tutte le cose buone che ha fatto. Sono abbastanza travisato? Sì, naturalmente. Guardi, io vivo a Bolzano, ma quando torno qui è come rinascere. Per me è come un'era geologica. Esiste un prima Francesco Italia e un dopo Francesco Italia. Mi ha fatto ridere con le lacrime. Beh, siamo contenti, però... aspetti, no, in quello che dice ci sono due profonde verità. Ovviamente verità sono sempre soggettive, certo. Diciamo. La prima verità è che si è creato un clima... scusate, ma sto ancora dietro. Si è creato un clima in cui a un certo momento chiunque si permettesse solamente di sognare, di parlare bene di me, veniva massacrato. E questo, diciamo, è un clima che qualcuno in qualche modo ha pure avallato e costruito. La seconda cosa è che non c'è dubbio, ma questi sono dati, che io divento vice sindaco nel 2013 e, diciamo, in questi anni, sotto il profilo dell'accoglienza turistica e dei numeri, anche le aperture di nuove attività commerciali, quindi nuovi posti di lavoro, la città è cresciuta tantissimo. C'è stato un anno in cui addirittura eravamo primi in Italia per numero di nuove aperture di attività commerciali e questo va rivendicato, non c'è niente di male. Certo che no, l'evento di Dolce Gabbana io lo rivendico come una delle cose più importanti sotto il profilo mediatico e della comunicazione e del marketing territoriale che siano state fatte nella città di Siracusa. E come risponde a quei maligni che dicono che su dei 7 milioni di view 5 milioni sono suoi che click e del suo staff? Può essere, è molto probabile, molto probabile. Perché c'è un po' questa cosa, insomma, non naturalmente dei click sul video di Dolce Gabbana, però di questa appunto visione un po' per molti esasperata di questo sfruttamento, in questo caso di Ortigia, mi riferisco a Ortigia,
un po' senza precedenti e che non so se fa veramente bene, se l'apertura così coatta, diciamo così, di attività commerciali e ristorazione, eccetera, sia per forza un bene. Cioè non è solo una questione numerica, no, naturalmente. Ma guardi, siccome io so che lei frequenta Ortigia, avrà sicuramente visto due cose. A, che accanto ai ristoranti e alle piccole attività sono quintuplicate, se non decuplicati, il numero di attività artigianali che prima non esistevano. Secondo, che lo sviluppo di Ortigia ha contagiato tutto il Corso Umberto e anche lì negozi, locali, attività, era tutto chiuso. E, terza cosa, più passa il tempo, più cresce la qualità, nel senso che è vero che ci sono ancora ci sono ancora delle situazioni che diciamo non sono delle migliori, ma più si va avanti, più la vera concorrenza crea stimolo al miglioramento, più questo lo vediamo avvenire anche nella qualità dei deos, ad esempio. Ogni tanto questo è evidente, almeno a me che lo guardo con l'occhio di chi queste cose le ha viste crescere, a volte meno, però io vi garantisco che posso fornire esempi specifici. Assolutamente, io invece purtroppo questa cosa ho invece una visione differente. Cioè che si va sempre peggiorando, no, non è che si va peggiorando, però che il numero eccessivo e la mancanza di controlli, si figuri che io ho un cugino che è molto amico del sindaco di Tijuana, è venuto qui e praticamente è rimasto sconvolto. No, guardi, il tema dei controlli è un tema assolutamente, tornando sul serio, ma comunque mi pare che io a parte questo momento di hilarità di cui mi complimento perché lei è veramente bravo, il tema dei controlli è un tema reale legato da un lato alle risorse a disposizione, perché, naturalmente, ma non solo nostre. C'è un tema, ad esempio, di ragazzi che smotorinano, impennono, bevono, fumano fino alle 4, alle 5 del mattino in varie zone della città, diciamo da Cassibile a Belvedere, a Ortigia, alla Pizzuta, sulla Pizzuta, ad esempio. Tu abiti là? Lei abita là? No. Ma mi arriva l'eco. Ecco, ma noi non lo Stato, ecco, non voglio dire noi perché sennò sembra riferito solo a noi o solo a Siracusa, non abbiamo le forze sufficienti per arginare questo fenomeno. E chiunque viene a dirvi se arrivi, divento sindaco io, tutto questo finirà, vi sta prendendo in giro. Perché ci sono tutta una serie di... si devono trovare soluzioni sulle molestie uditive. Assolutamente. Siamo intervenuti grazie anche al supporto della prefettura, abbiamo ridotto di molto gli orari, ma il tema è sempre quello: tu puoi fare tutte le regole che vuoi. Ha ridotto gli orari? Certo. Pensavo che fosse l'1.30 estivo. No, prima era almeno fino alle 2 e poi in alcuni casi anche di più. Li abbiamo ridotti ovviamente con lamentele. Ma anche con i decibel, mi scusi perché mi interessa. Sì, ma io se io le racconto la storia dei decibel, anche perché lei è il diretto protagonista, di decibel. Farei io la domanda a lei. Sì. Sì, mi dica. Come si fa a Siracusa, ma non solo a Siracusa, ad attivare un controllo decibel su un'attività rumorosa? Fai la denuncia, ok. Arriva l'ARPA. L'ARPA arriva dopo una settimana. L'ARPA può intervenire fino a mezzanotte perché poi non può intervenire più. Nel caso in cui il personale dell'ARPA sia disponibile, deve venire, deve infilarsi a casa tua. Tu gli devi consentire di misurare l'attività. È una cosa di una complessità incredibile. Sì, in effetti non è semplice. E quindi, come dire, noi ci confrontiamo con un sistema esistente. Io non è che il sindaco di Siracusa può cambiare il sistema di controllo. Non può andare lei con un rivelatore. Se potessi ci andrei io, ma noi siamo inseriti in un contesto di norme che noi per primi dobbiamo rispettare, e quindi ci sono alcune cose su cui è possibile avere un'influenza, una capacità di intervento, altre cose in cui questo diventa molto molto complicato.
andiamo verso la chiusura, per cui adesso le chiedo di una già cosa. Io starei un'altra ora, lo so, però purtroppo non se lo vede nessuno, dice che vanno a calare, cioè questo la soglia d'attenzione, abbiamo sparato tutto all'inizio, ora le faccio dire le cose che vuole lei alla fine, così. Insomma, non le vede nessuno. E quindi anche i miei complimenti a lei verranno alla fine. E quindi magari in montaggio lei li può anteporre. Usiamo soltanto quello per fare un lancio, magari. E una, invece un argomento su cui, di cui lei va particolarmente fiero, una cosa che in questi 5 anni ormai di sindacatura proprio le è piaciuta particolarmente portare avanti e terminare, se magari è stato... Gli asili nido sicuramente sono delle cose di cui vado più fiero in assoluto, perché mi sono stati consegnati dal sindaco precedente, distrutti, inagibili. Però lei era nella giunta. Era nella giunta, però non mi sono mai occupato di asili. No, dico, sembra così, fai il discorso, quelli che dicono... No, ma c'è poco da fare. Diciamo che la giunta precedente ha avuto diversi meriti, probabilmente qualche merito anche nelle mie rubriche, se no non sarei diventato sindaco, forse, e qualcosa che non ha funzionato. Quello che non ha funzionato, ma non ha funzionato già negli anni precedenti, certo, è che chi gestiva gli asili nido non ha mai speso una lira sugli asili nido, e tutti gli asili nido della città, mi sono insediato a luglio, a settembre, all'inizio di settembre arriva una nota da un dirigente, mi hanno chiuso tutti gli asili nido, dicendo che tutti gli asili nido che erano funzionanti fino a giugno, aperti e funzionanti fino a giugno, a settembre tutti gli asili nido sono stati dichiarati inagibili e non fruibili. Io lo faccio sempre, invitare i siracusani ad andare negli asili comunali, ma le garantisco che gli asili comunali non si può entrare negli asili, per fortuna. No, dico, visitate se avete cugini, parenti, amici e chiedete, vi fanno vedere che hanno dei bambini, certo, in età d'asilo, andateli a visitare, perché sono veramente diventati un fiore all'occhiello della città. Le dirò di più, che abbiamo ulteriormente, grazie ai fondi del PNRR, ottenuto il finanziamento e quindi la realizzazione di 4 nuovi asili nido e 4 nuove scuole materne, quindi entro il 2026 avremo, oltre ai posti in asilo attualmente disponibili, 400 nuovi posti di asili nido e 500 nuovi posti di scuola materna. E siccome tutti parlano difficoltà delle famiglie, il calo demografico e quant'altro, io ritengo che lasciare la città con una dotazione di più del doppio di posti di asilo, con gli asili comunali interamente riqualificati e ristrutturati, credo che sia una cosa di cui andare orgogliosi. Aggiungo che due di questi polli per l'infanzia, quello che sarà realizzato a Cassibile e quello che sarà realizzato in contrada carrozziere, sono già a gara con progetto esecutivo. Quindi, se le cose andassero... C'è commissario straordinario come per l'ospedale, no? No, lì okay. c'è un progetto esecutivo, quindi si va direttamente a gara, non devo aspettare di realizzare il progetto. E quindi credo che se le gare vanno bene potremo cominciare a costruirli presto, e saranno interamente in legno, insomma una cosa anche di grande impatto sotto il profilo della sostenibilità ambientale. Poi, alla fine, mi scusi, l'ultima cosa, prego di essere sintetico, alla fine poi chi si prenderà, diciamo, il merito di questa cosa, il prossimo sindaco? Spero io come prossimo sindaco. Lei chi vota? Non lo so, devo vedere gli altri candidati. Ma già si sa qualcosa, lei che sa? No, ho sentito un po' di Bufardeci, ma insomma non lo so, non mi sembra molto convinto, almeno. Però sentiremo. Da vedere, vedremo. Quindi lei ci sarà. Io non posso mancare, naturalmente. Non posso mancare. Va bene. C'è troppa carne al fuoco. Ma lei il sito siracusadomani.info l'ha visitato? Assolutamente, tutti i giorni. E che ne pensa? Lo seguo costantemente tutti i giorni. E allora gli dobbiamo mandare il feed ogni volta che c'è un aggiornamento. Mi riferisco qua alla professoressa Raudino, che... Quindi dobbiamo attivare la funzione feed, così quando noi facciamo un aggiornamento, Colomasi riceve l'aggiornamento. Va bene. Mi sta ottimo. Bene. Procede comunque, tutti i cantieri sono. Sì, sì, sì. Tra l'altro li aggiorniamo costantemente. Benissimo. Francesco Italia, grazie mille di essere stato qui. Grazie a lei. Alla prossima, arrivederci. Ciao a tutti. Eureka torna nei prossimi giorni, probabilmente venerdì, ma chi può dirlo? Con un altro ospite eccezionale. Buonasera a tutti, grazie.